dal voto è importante definire il percorso che ci porterà al rinnovo del Consiglio Comunale del 2024 e che io assegno la titolarità dell'individuazione delle scelte da compiere sino in fondo alla coalizione. C'è chi ha invocato nelle scorse ore, negli scorsi giorni, anche la possibilità delle primarie. L'avete valutato? È una scelta legittima che si valuterà se compiere per appunto determinare e definire lo schema di gioco del 2024. Quindi diciamo, rientra tra le scelte che la coalizione potrà legittimamente compiere. L'assessore De Linoci confluirà sul suo nome o avrà un suo candidato? Non siamo entrati nel dettaglio. Alessandro è un mio alleato politico, oltre che personale amico da diversi anni, e lui che è il leader dei movimenti civici a Lecce in provincia, si riconosce in pieno nell'esperienza che stiamo compiendo. E E il non... Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle, che è stato pur da me coinvolto e incontrato nelle scorse settimane, e che ricordo governa con la regione Puglia Bari, è in maggioranza al comune di Taranto, è in coalizione a Brindisi, così come a Foggia, ha deciso per il momento di rinviare una valutazione rispetto alla definizione di un'intesa politico-programmatica da subito, senza attendere la campagna elettorale vera e propria